Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Mi avete chiesto questo brano ed eccoci qua con la lezione. Bene, vedremo la parte A ora, la parte B. Vi consiglio comunque di ascoltare il brano che trovate sul canale con base e senza base. Vediamo prima la partitura, quella molto semplice, e poi insomma praticamente possiamo mettere gli abbellimenti. Potete non escludere le terze in questo caso, perché insomma va bene così, per tutti gli altri brani conviene escluderli. Qua possiamo sia escluderle che non, insomma. Allora, la parte questa la faccio molto lentamente e senza avvenimenti, è così. Molto semplice, quindi abbiamo in quattro quarti in apertura questo. Poi il tre. Allargo di un tasto e faccio questo. E chiudo col 2. In levare il 2 più altri tre movimenti, chiaro? Col metronomo, ecco qua. E questo molto lentamente. Ecco qua. Beh, abbasso la velocità, metto a 60 il metronomo. Ecco qua. Sì. Mettiamo quattro pulsazioni a 60, è così, molto lentamente. 1, 2, 3, qua. Pausa, più altri quattro momenti di pausa. Quindi qua attenzione alla ritmica, perché ci sono sincope. Qui questa è una sincope, va bene? Quindi conviene che guardate il video dedicato alla sincope. In apertura questo 3, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, lasciate perdere queste notine piccole e qua, ecco qui. Conviene prima memorizzare questa frase qui, questa iniziale, poi proseguire. Non andate avanti se non vi è chiaro questo, perché il rigo successivo sarà la stessa cosa. In effetti è uguale. Quindi bentornati, avete memorizzato questo. Poi. Inserimento dei bassi dopo qualche mese o settimana potete inserire i bassi. I bassi sono a ritmo foxtrot. Vi consiglio comunque di fare gli esercizi che trovate su questo metodo, altrimenti sarà difficile mettere i bassi se non avete già molta esperienza. Quindi i bassi in posizione di re minore, l'organetto in sol do, ma lo pensiamo in do noi, va bene? Quindi è questo, lentamente. Qualsiasi modo chiamate i bassi, comunque noi lo pensiamo in do, se lo pensate in altre tonalità non è un problema. I bassi sono sempre quelli, non cambia nulla. La parte è questa, il secondo rigo uguale, dedicateci un bel po' di tempo, ovviamente non mettete solo i bassi. Gli abbellimenti, quindi possiamo fare questo, quindi questo, quindi, ripeto, una terzina su due cerchiato 4, due cerchiato e 3. Quindi viene così. Poi questo che ho fatto ora. Quindi questo, quando ci sta questo segnetto sopra, è un mordente, però effettueremo una terzina. Taratatam, va bene, due cerchiato 4, due cerchiato il 3. Vi consiglio il metodo per gli abbellimenti, o almeno comunque eseguire praticamente gli esercizi contenuti nella playlist. Va bene? Fate questo, andiamo avanti con la parte B. Sarà una lezione molto veloce. La parte B è questa. Ripete due volte la stessa cosa, diciamo, quindi è inutile che la ripeto. Quindi questi righi che ho fatto ora vanno fatti due volte, non li ho ripetuti io. Quindi andiamo qui, perché è la stessa cosa. Quindi lentamente in apertura abbiamo già una sincope, vi cerchio, sono due sincope che si susseguono. Qui, ecco qua, quindi un ta, poi ta. Guardate il video dedicato alla sincope, col metronomo è questo in apertura. 1, 2, 3. Qua quindi un 2 3
qua. Queste sono le prime due battute. In apertura, quinta posizione. Ta 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 ta. Va bene? Bene, dopo una mezz'oretta, bentornati. Andiamo avanti. Chiusura ora questo. Un'altra, vi cerchio le sincope, insomma, per dividerle, almeno così vi è più chiaro. Altre due sincopi, quindi. La prima è questa. Col metro non è questo. 1, 2, 3. Qua in chiusura. 1. 2, 3, 4, questo praticamente, quindi di qua in poi, un ta ta, un'altra sincope, ta 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 ta, poi tre movimenti di pausa. Fate questo mezz'ora e collegate il tutto per una decina di minuti. Bene, andiamo avanti, ma il rigo successivo l'inizio è uguale, quindi un ta ta ta, è uguale questa battuta, cambia solo questa successiva che è questa praticamente. Ta, ta, ta. Abbiamo una sincope, un'altra sincope, ta, poi cambiamo il dito sullo stesso tasto, quarto dito, allarghiamo di un tasto e chiudo. La prima battuta è uguale e l'abbiamo capita. La seconda battuta è questa. Cambio dito, chiudo. Col metronomo tutte e due le battute, tutte, tre, quattro, quindi un. Va bene, non ho anticipato alla fine, ta, ta, potresti anticipare questa nota, però ta, ta, non l'ho anticipato, in questo caso è un po' più semplice, dai. Allora, ecco qua, di qua ho fatto, va bene? Adesso, scusate, di qua. Questa parte qui, quindi ta, 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 fatto di qua fin qui, va bene, non ho anticipato questa nota, solitamente l'anticipo sempre un pochettino, insomma, un po', è cantabile il brano, va bene? Fate questi due righi, collegateli, e beh, nient'altro, andando avanti questi righi sono uguali, non cambia nulla, va bene? Quindi inseriamo i bassi in questa parte B molto lentamente, così quindi i bassi hanno sempre lo stesso schema, sempre come il primo rigo tutto il brano fino alla fine, non cambieranno mai, quindi così molto lentamente per farvi capire gli incastri, quindi. Questa nota, se volete, potete anticiparla un po', questo 4-4, ta-ta, senza ta-ta, va bene? Fatto questo, i due righi sono uguali, vediamo qualche abbellimento su questa parte, quindi prima del 4 non c'è scritto, ma possiamo mettere 3-2 cerchiato 4, quindi questo, 3-2 cerchiato e poi il 4, una doppia acciaccatura, una terzina sul 2 cerchiato, 2 cerchiato 4, 2 cerchiato poi il 3, quindi viene questo. Va bene? Quindi prima del 4 mettete 2 cerchiato, 3 2 cerchiato, poi il 4. Qua 2 cerchiato, 4 2 cerchiato, la classica terzina che trovate sempre. Andiamo avanti, poi qua è semplice, vi dico di sotto uguale. Qua facciamo 3 cerchiato, 4, 3 cerchiato, questo. E poi chiudiamo. E qua c'è anche sopra il mordente questo segnetto, insomma, che noi lo eseguiremo come praticamente la terzina qua, ecco qua, va bene? Qui questi segnetti, insomma, indica o terzina o doppia acciaccatura per noi, va bene? E lo semplifichiamo, altrimenti per fare una lettura più semplice. Bene, il rigo di sotto è proprio uguale, non cambia una virgola, cambia solo una nota praticamente, che vi faccio vedere ora. Che così, quindi, questa che vi vado a cerchiare ora, quindi, ecco qua, vedete? Cambia solo questa battuta, ma del resto è tutto uguale. Ascoltate com'è. Fa così in apertura. Poi questa nota. E qua ci mettiamo la terzina. Del resto è tutto uguale, non cambia nulla, vedete? L'unica cosa che cambia è questa rispetto ai due righi di prima, chiaro? Memorizzate questo, insomma, fate tutta la parte. La parte è questa, gli abbellimenti sono gli stessi. Bene. Per oggi diciamo che è tutto, quindi abbiamo eseguito questa parte A e parte B, abbiamo inserito gli abbellimenti.
Se ci sarà interesse, ci saranno anche le lezioni, diciamo, successive. Vi ricordo di non inserire subito i bassi, ma prendervi il giusto tempo, quindi il tempo per assimilare benissimo la mano destra, ma soprattutto per divertirvi, altrimenti diventa veramente una doverizzazione, appunto, anche lo studio dello strumento. Quindi cercate di comunque divertirvi. Bene, se è un brano difficile, fatene altri molto, molto più semplici. Insomma, questo è il mio consiglio, è fare anche gli esercizi giornalieri. Bene, per oggi è tutto, condividete questo video sui social, mettete un mi piace se ci sarà interesse, ci saranno anche le lezioni successive. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!